Oggi abbiamo il piacere di incontrare Franco Cassina, responsabile commerciale per il mercato italiano di MDF Italia. Il successo di MDF Italia è basato sulla capacità di rappresentare la cultura contemporanea, sul saper intuire e anticipare le tendenze rispondendo alle trasformazioni del gusto e delle moderne esigenze abitative. Fra i vostri clienti ci sarà sicuramente il gentleman moderno. Come lo descriveresti? Credo che il gentleman moderno sia un qualcosa legato soprattutto all'aspetto interiore, quindi al modo di essere e al modo di porsi con le persone. Io vedo il gentleman come una persona educata, gentile, raffinata, che sappia sicuramente approcciare le situazioni nel miglior modo possibile con la massima naturalezza. Ovviamente anche la parte esteriore, quindi saper vestire nel modo giusto in base alla situazione in cui ci si trova, credo sia fondamentale. Parliamo di appuntamenti di lavoro. Quale outfit scegli per sentirti completamente a tuo agio? Credo di sapermi adattare abbastanza alle situazioni. Ci sono ovviamente delle situazioni che richiedono un abbigliamento elegante e quindi si mette l'abito senza nessun tipo di problema, ma ci sono situazioni dove si può stare anche in maniera un pochino più casual, un pochino più easy, quindi benissimo jeans, giacca e camicia, per esempio. Oggi Milano trae ispirazione dall'uomo italiano, ma con una mentalità cosmopolita. Che cosa definiresti nel tuo stile tipicamente italiano? Credo il saper abbinare nel migliore dei modi gli accessori all'abbigliamento. Questo è un qualcosa che ci ritroviamo anche nel mondo del lavoro. Ovviamente è fondamentale saper abbinare i colori, i tessuti, diversi materiali che fanno parte di un arredamento. Se vuoi possiamo andare a vedere dove vestiamo i prodotti, dove abbiniamo gli accessori, i materiali, i tessuti, che è sicuramente un bel ambiente. Gli accessori permettono di personalizzare il proprio look. C'è un accessorio a cui non potresti rinunciare? Sicuramente la cintura, che sia jeans, che sia pantalone, che sia abito, secondo me la cintura deve esserci. E poi mi piace molto la pochette nella giacca con l'abito. Com'è invece Franco Cassina in versione casual? Persona semplicissima, bisogna stare comodi, jeans o pantaloni, scarpa da ginnastica e maglietta barra camicia. Oggi Milano non racconta di uomini perfetti, ma di uomini che riescono a fare dei propri difetti un punto di forza. C'è un tuo difetto a cui non potresti rinunciare? Io credo che pregi e difetti siano delle caratteristiche che ci appartengono e ci rendono unici. Una cosa che ho notato negli ultimi anni è che sono un po' pignolo. Credo che in ambito lavorativo sia una cosa positiva, però che resti all'interno dell'ambito lavorativo, perché al di fuori, essendoci già al lavoro che ci impegna tantissimo, bisogna vivere sereni ed essere il più semplici possibile. Puoi dirci qual è, secondo te, il segreto per conquistare una donna? L'essere se stessi. Secondo Boggi Milano, esistono delle regole precise che nel gentleman sono innate. Qual è la prima regola del gentleman, secondo Franco Cassina? Umiltà, sicuramente.